Amici di Spinning TV, quest'oggi vi farò vedere una cosa che probabilmente tutti saprete, ma molti magari non conoscono ancora: la sostituzione delle ancorette nei rotanti. Come abbiamo già precisato in un altro video, vi sono due tipi di rotanti. Uno con la paletta che gira collegata al cavalierino, e l'altra invece dove la paletta gira sull'asse. Praticamente questi sono i classici Martin e questi i MAPS. E partiamo dai MAPS. I MAPS hanno un congegno per collegare l'ancoretta abbastanza complicato, perciò mettersi con le pinze e cercare di staccarli diventa un problema. A questo punto, utilizzando delle tronchesine di qualità, perché non risparmiate sulle tronchesine, perché è un attrezzo fondamentale, perché se non sono di buona qualità, dopo pochi tagli si seghettano e non riescono più a tagliare. E come vedete, dobbiamo troncare l'ancoretta, e a questo punto cosa facciamo? Utilizziamo un anellino, lo colleghiamo dove era prima l'ancoretta. A questo punto, io in questo caso ho messo un amo singolo, viene collegato o l'ancoretta o l'amo singolo, e il processo è questo qua. Poi invece, per i Martin, dove in questo caso cosa facciamo? Prendiamo il corpo, lo solleviamo contro alla perlina, alla paletta, cerchiamo di capire prima quale dei due fili d'acciaio sia quello portante. A questo punto tagliamo. Possiamo prendere l'ancoretta, facciamo fuoriuscire il pezzettino, adesso sarà già uscito, che era rimasto all'interno del corpo. Prendiamo l'altra ancoretta, la infiliamo all'interno e poi dobbiamo far rientrare dentro il corpo, come vedete, i due fili d'acciaio. Mandiamo bene fino in fondo e l'ancoretta è sostituita. Non c'è problema che il corpo vada in su, che non mi è mai successo, e anche ai miei amici non è mai successa una cosa del genere. E questa è la sostituzione dell'ancoretta. Ciao a tutti, arrivederci.